I maturandi in questo momento sono in difficoltà e rappresentano un po' quello che è lo stato di salute mentale degli adolescenti. Abbiamo ragazzi che invece di immaginare e desiderare un futuro sono terrorizzati da quello che sarà il dopo essere maturi. E ce lo dimostrano i dati della nostra ultima ricerca che evidenziano grandi difficoltà da un punto di vista della salute mentale. Quindi ragazzi che tendono ad avere disturbi del comportamento alimentare, abusano di sostanze, oltre al caffè abbiamo un aumento importante di fitofarmaci o addirittura droghe, è aumentato l'alcol, sono aumentate le situazioni di autolesionismo, quindi tutti i dati ci portano a vedere una profonda difficoltà da parte dei prossimi maturi. I ragazzi devono ricordarsi che l'esame di maturità non è altro che uno dei tanti esami che avranno nella vita. Quindi bisogna partire da questo presupposto. Abbiamo fatto 5 anni di scuola, 5 anni abbiamo subito, abbiamo avuto tante esercitazioni e tanti esami li abbiamo affrontati. Quindi non dobbiamo partire da questo concetto qui, da quello che è una delle tante prove della vita. Quindi è sicuramente già questo pensiero ci può, tra virgolette, anche aiutare a tranquillizzarci, cioè, quindi dare il giusto peso a quello che è l'esame di maturità. Un consiglio pratico è quello di darsi dei tempi precisi di studio, quindi una routine precisa per prepararsi, con delle pause, almeno 20 minuti di pausa ogni ora e delle pause addirittura poi insomma più lunghe per fare una bella passeggiata e non superare le 4 ore al giorno di studio, se possibile. È molto importante non studiare l'ultimo giorno prima dell'esame, perché l'ultimo giorno dobbiamo dedicarlo a noi, alla nostra salute mentale, quindi bloccarci perché quel giorno è il giorno preparatorio, la nostra mente ha bisogno di una pausa. Ricordatevi inoltre, ragazzi, che tutte le sostanze eccitanti, come la caffeina, ma anche la nicotina, anche se possono fare l'effetto appunto di tirarci su, in realtà non fanno altro che magari farci innervosire di più. Il continuo utilizzo non fa altro che aumentare la nostra irascibilità, la nostra rabbia, il nostro senso d'angoscia. Quindi proviamo a ridurre il più possibile le sostanze stimolanti perché non fanno altro che peggiorare poi il nostro funzionamento anche mentale.